Abbiamo oggi il piacere di intervistare per Apri Informa il dottor Vito Belloli, primario della divisione di oftalmologia dell'ospedale di Arona in provincia di Novara. Il dottor Belloli ha già partecipato ad alcune nostre iniziative scientifiche e soprattutto ha una grossa esperienza nel campo della terapia di tipo chirurgico in alcuni casi di degenerazione maculare senile. Cosa può dire ai tantissimi nostri pazienti che soffrono di questa patologia? C'è qualche speranza dal punto di vista dell'approccio chirurgico? L'approccio chirurgico alla degenerazione maculare prevede due possibilità: o la rimozione della membrana neovascolare, e l'ultimo trial multicentrico sull'argomento ha dimostrato che purtroppo non ha risultati eccezionali, e l'alternativa è la traslocazione maculare. La traslocazione maculare, che comunque è un'opzione che noi tutt'oggi teniamo presente e portiamo avanti secondo il nostro progetto, sia per i casi di degenerazione evoluta che alla fotodinamica hanno avuto delle complicanze, quali ad esempio emorragie, sia in casi più selezionati in cui sicuramente la traslocazione maculare potrebbe rappresentare una soluzione anche migliore dal punto di vista del viso, del recupero visivo, rispetto a quello che è la terapia fotodinamica. Ecco. Traslocazione della macula vuol dire praticamente spostare o far ruotare questa porzione centrale della retina. Si tratta di un intervento complesso che può essere indicato per tutti o solo per i casi più disperati? È quello che vi dicevo, è un intervento complesso, è un intervento che comunque la tecnica chirurgica nel tempo ha consentito di migliorare, di rendere più agevole, e che è indicato per i casi disperati sicuramente, per i casi meno disperati, se si crede in questa filosofia, che comunque la letteratura dimostra dare degli ottimi risultati e avere delle potenzialità notevoli. Voi all'ospedale di Arona avete già fatto molti di questi interventi? Allora, noi ad Arona seguiamo questa filosofia per il momento, selezioniamo i casi per la traslocazione maculare in base alla presenza di una forte componente emorragica. Siccome il sangue ha un effetto tossico per il neuroepitelio, è bene rimuoverlo proprio rapidamente. La fotodinamica in questi casi è purtroppo la soluzione che non funziona e che può creare se stessa dei problemi, per cui si preferisce in questi casi in cui c'è una componente emorragica eseguire un intervento di traslocazione maculare. Veniamo oggi adesso alla relazione presentata al convegno di quest'anno. Lei ci ha intrattenuto con una importantissima relazione incentrata sui problemi circolatori della retina, occlusione della vena, occlusione dell'arteria. Si tratta di situazioni in genere molto drammatiche che comportano una riduzione repentina della vista o anche una perdita totale. Cosa possiamo dire a questi malati che spesso si trovano a affrontare anche uno status psicologico difficilissimo? Sicuramente le occlusioni vascolari hanno visto negli ultimi anni un rinnovato interesse da parte del campo oftalmologico e dei ricercatori. Io credo molto in questo argomento, e quando la professoressa Binder di Vienna, direttrice dell'Istituto di Oftalmologia di Vienna, dell'Università di Vienna, ci ha invitato a partecipare a questo studio multicentrico internazionale sulla vena centrale, ne sono stato molto entusiasta. Io e il professor Ferrara abbiamo collaborato a questo studio, e ancora adesso lo stiamo portando avanti, e credo che effettivamente la ricerca nel campo delle occlusioni vascolari potrà darci dei risultati e una possibilità di recupero visivo per i pazienti sicuramente buona. Alla fine è una domanda magari che può sembrare un po' provocatoria. Come vede la situazione dell'oftalmologia in Piemonte? Quali sono le necessità che voi chiedereste anche da un'associazione come la nostra, o comunque le maggiori urgenze che dovrebbero essere risolte a livello anche politico, organizzativo, per migliorare la situazione della nostra rete dei reparti di oftalmologia?
Ma io sono lombardo e sono in Piemonte da 4 anni, devo dire che la realtà piemontese è un'ottima realtà, è un'ottima scuola universitaria, ci sono dei reparti, delle divisioni di altissimo livello. Io condivido l'esperienza con colleghi dell'oftalmico, con la dottoressa Dolcino di Alessandria, con la dottoressa Selmetti di Torino, e devo dire che ho sempre un supporto tecnico e dei consigli che sono sempre utilissimi. Quindi Piemonte è sicuramente una regione di altissimo livello per l'oftalmologia. Ecco, io ringrazio il dottor Belloli, la nostra associazione spera comunque di poterlo avere di nuovo ospite nelle prossime manifestazioni scientifiche e speriamo anche di poter presto avere una sede nella zona del Lago Maggiore dove opera questa divisione di oculistica. Grazie a lei. E sarete sicuramente benvenuti sul Lago Maggiore e io vi faccio i complimenti per l'impegno, per la capacità organizzativa che in ogni situazione sapete dimostrare di avere e soprattutto per la carica umana che vi unisce, che vi lega e mi fa molto piacere di poter frequentare. Ok, grazie.